Buon pomeriggio e benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta che oggi, essendo venerdì, come dire, si sdoppia anche fisicamente, nel senso che nella seconda parte saremo al Museo Istriano dove assieme a Piero Del Bello, al direttore dell'IRCI, insomma, vedremo assieme un quadro di Vito Timmel, laddove invece nella prima parte, sopra l'altro che al professor Guglielmo Cevolin, che è appunto il nostro ospite e collegato. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio. So che a lei piacciono queste nostre incursioni nel mondo dell'arte, no? Sì, moltissimo. Poi adesso Del Bello è un amico, quindi Ah, conosce anche Piero? l'IRCI Ah. conosco. Sono stato relatore, mi coinvolge in diverse attività, quindi, ma soprattutto c'è la sapiente regia del dottor Bosazzi che rende tutto No, no, di livello. Sì, no, sì, no. sì. Qui dobbiamo ringraziare anche i nostri operatori che poi anche operano al montaggio dei programmi e quindi è merito loro. Ecco, io mi limito a far parlare l'ospite ogni tanto a fare qualche incursione, come del resto anche in questo caso. Allora, professor Cevolin, qua oggi dobbiamo parlare prima degli argomenti che ci siamo un po' proposti, dobbiamo parlare di due fatti di attualità, insomma, il primo proprio Di pochissimo di tempo fa. pochissime ore fa, la scomparsa del principe Filippo, che voglio dire, magari secondo qualcuno, boh, era un personaggio, diciamo, se non indifferente, poco via. In realtà la sua influenza alla corte d'Inghilterra non è cosa da poco. Un conto è stare sempre un passo indietro alla regina perché questo vuole il protocollo. Però, insomma, non era uno che se ne stava tranquillo, ecco, insomma. Era considerato parte della farm, della Parte della ditta, ditta, sì. quindi parte diciamo, di quella struttura che rende il Regno Unito tale, cioè la corona e l'immagine che la corona è riuscita a mantenere anche in questi tempi, perché tutto sommato, stando un passo indietro e tutto sommato anche essendo una figura per certi versi sorridente, bella, positiva, sicuramente portava molta acqua al mulino della corona. Secondo lei, è possibile che, tra l'altro, si attendeva molto il 95esimo compleanno della regina che da qui a qualche settimana, se non mi sbaglio, mi sembra il 21 aprile, ma posso sbagliare. Si attendeva questo compleanno perché si diceva forse ci sarà qualche annuncio particolare. Forse la regina arrivata a quell'età abdicherà, eccetera, eccetera. Secondo lei quest'ipotesi è più possibile dopo appunto la scomparsa del principe Filippo o si allontana? Ma io penso, conoscendo un po' per ragioni, per esempio, anche professionali, non so, delle persone anziane, nel senso, purtroppo c'è un meccanismo che può darsi che non si verifichi in questo caso, perché comunque la regina ha una sua autonomia e solidità che ha stradimostrato. Però c'è spesso una dipendenza in Sì, queste sì. Più coppie di lungo periodo è e l'uomo che però che purtroppo. dipende dalla donna, nella Beh, maggior questo parte dei casi, anche effettivamente sì, psicologicamente. però non è solo un aspetto psicologico, è che proprio, non so, cioè a volte dopo pochi mesi mancano uno dietro l'altro, come dire, o comunque si lasciano andare, hanno meno forze, ecco. Non lo so se questo è il caso, poi è solo una Certo, riflessione di tipo sì. psicologico, ecco, non ha nessuna pretesa di autorevolezza, ecco, questa riflessione. Però Staremo a vedere. certo, forse indebolisce, perché sicuramente era una figura, come dire, positiva, sorridente, di sostegno, ecco. Sì. Oh, poi c'è invece l'altro caso che passa già se non già alla storia, però alla cronaca, come il cosiddetto Sofagate, cioè Sì. questa poltrona
diciamo così, negata adesso, oppure non predisposta dal presidente turco Erdogan per la presidente della Commissione europea von der Leyen. A mio avviso e ad avviso anche di parecchie persone con cui ho parlato in questi 2 giorni, chi ne esce peggio di tutti è Michel. Beh, Michel effettivamente ha fatto una figura, ma sembra che non ci siano buoni rapporti tra Michel e la von der Leyen, Ho quindi capito. sia stato addirittura, come dire, un po' un dispettuccio del quale ha goduto Michel. Vabbè, Era ma troppo sorridente effettivamente, nelle immagini quando ha visto la diciamo che situazione. fa una brutta e una pessima figura sotto ogni profilo, e diplomatico, e come istituzione europea, perché le istituzioni europee si devono supportare una con l'altra. E poi anche, diciamo anche una cosa, ormai sia a livello di Stati Uniti, e qui entriamo un po' negli argomenti Sì. così che pensiamo di attualità, sia negli Stati Uniti con la nuova politica Biden, che devo dire, se riuscirò anche a spiegarmi, trovo, come dire, molto meglio di quello che avevo pensato, Capito, perché forse ho capito cosa intende, sì. effettivamente sta mettendo i diritti umani al centro, sta facendo Biden molte cose che, come dire, smentiscono Sleepy Biden Sì. e Sleepy Joe, e smentiscono anche, come dire, questa sua appartenenza un po' alla radical chic, al mainstream e così via. E devo dire che ho cambiato un po' idea rispetto ai primi giorni del 2021, ecco. E allora, proprio in questa direzione, che è anche quella dell'Unione Europea, cioè dove i diritti umani un po' sembra che si facciano valere e si iniziano un po' almeno ad affermare, guardate, la sintesi, secondo me, ce l'ha fatta proprio Draghi, che nella conferenza stampa ha detto chiaramente le cose in maniera che questo è il ragionamento che sta sia dietro probabilmente la politica estera di Biden, sia la politica dell'Unione Europea, nuova, i nuovi indirizzi proprio recentissimi. Perché guardate che con la pandemia sta cambiando il mondo, e questi sono i nuovi indirizzi. I nuovi indirizzi sarebbero, come ha detto chiaramente Draghi, questi personaggi. Capitato il caso del Sofagate, quindi di Erdogan, ma potremmo dire la stessa cosa per la Russia, e anche se un po' mutatis mutandis, e anche per la Cina, ancora di più. E questi sono dittatori, non sono democrazie. Bisogna dirlo chiaramente, non bisogna avere, come dire, soggezione su questo caso. Poi però, l'altro elemento subito pragmatico, bisogna trattare con questi, non è che ci si isola, Sì. diciamo, bisogna portare avanti i propri interessi pur mantenendo il distacco che è quello che fa sì che gli Stati Uniti e l'Europa e anche molti altri paesi del G20 possono costituire un gruppo che tende e cerca di far argine a questi soggetti che, come abbiamo visto, per esempio in questo caso del Sofagate, si comportano. Erdogan ha risposto, Ho a letto, sì, la. tono, ha detto, l'ambasciatore, il ministro degli esteri ha detto, ma Erdogan è eletto Sì, direttamente, quella non è male, come risposta, devo Draghi dire. è un nominato, ma qui c'è tutto il problema della democrazia dal punto di vista procedurale, dal punto di vista sostanziale. Il fatto di essere eletti direttamente non necessariamente qualifica Sì, un certo, regime sì. come democratico, Beh, anche specialmente Hitler fu se, eletto. Hitler ha fatto la rivoluzione legale, è Quindi, riuscito a sì. conquistare il potere dopo aver tentato il putsch di Monaco, essendo stato beccato e rinchiuso in prigione. 10 anni dopo ha preso pienamente il potere legalmente, conquistando con i voti il potere,
E quindi ecco che cioè non necessariamente il voto è. Ecco, c'è anche da dire che però c'è anche una grande trasformazione che è avvenuta per certi versi, almeno a livello di Unione Europea, e cioè il tema dei sovranisti. Cioè adesso sia la Le Pen, sia il nostro Salvini, sia tutti un po' i sovranisti così muscolosi. Si sono accorti che senza l'Europa, che comunque ha fatto delle brutte prestazioni sul versante dei vaccini, però comunque non possiamo, per esempio, parlare di resistenza economica o di rinascita economica se non con alle spalle l'Unione Europea. E allora anche queste tensioni, diciamo così, questi indirizzi un po' sovranisti e populisti, diciamo, sono rientrati per certi versi. Quindi ci sono dei cambiamenti, veramente stiamo vivendo mesi di cambiamenti epocali, probabilmente. Allora, professore, parliamo, vediamo se sull'America riusciamo a tornare più avanti, perché nel frattempo c'è anche un'altra faccenda, diciamo, questo Russia Gate italiano, in fin dei conti, no? Che ci riporta, anzi che forse ci porta, forse per la prima volta anche, no? In una situazione da, diciamo così, da guerra di spie, quasi da guerra fredda, ecco, insomma. Io in tutta la faccenda, devo dire la verità, sono rimasto inorridito, più che altro dal linguaggio del figlio di questo Walter Biot, che sembrava, con tutto il rispetto, il principe dei borgatari. Ho sentito delle cose, mio padre ne ha fatto questo, perché, cioè, veramente, vabbè, lasciamo perdere questo, magari un altro discorso, però voglio dire, io sapevo che per la guerra fredda fra Russia e Gran Bretagna non era affatto finita, cioè, non immaginavo che, insomma, anche dalle parti nostre si usassero certe cose, ecco, fondamentalmente. Ma diciamo che la regola è sempre quella, tutti spiano tutti, anche tra alleati, figuriamoci tra Sì, soggetti che si guardano un po' così a distanza, anche se noi dovremmo essere, tra virgolette, tra i paesi un po' quelli che sono un po' più interessati al rapporto con la Russia, per diverse ragioni. La prima è che siamo complementari in un modo straordinario, energia dietro servizi, dietro tante cose che possiamo dare, non ultimo anche brutalmente i turisti russi che vengono qua e spendono e espandono. Ci sono sì. mille motivi, ma il motivo principale sarebbe quello di attenuare anche le tensioni, che però non lo possiamo fare troppo, per le sanzioni economiche, nel senso che le sanzioni economiche pesano sulle nostre imprese, nel senso che noi abbiamo dei buoni rapporti. Abbiamo un'economia cioè che ha quantitativamente dei rapporti con la Russia molto elevati. La stessa Unione Europea ha rapporti con la Russia dal punto di vista economico molto più elevati rispetto, per esempio, agli Stati Uniti. Quindi le sanzioni economiche che gli Stati Uniti ci impongono di tenere nei confronti della Russia pesano più sull'Unione Europea e più sulle nostre imprese che sulle imprese americane. Però ecco, qui tutti spiano tutti e il livello di, come dire, una falla che è stata trovata in questa persona sicuramente debole, che si è venduta per 5.000 euro, una cosa di una tristezza incredibile, e che adesso vedremo, teneva comunque rapporti che sono, come dire, sono tipici di quelli proprio delle spie, nel senso che sembra che si siano visti 5 volte da novembre, avevano degli appuntamenti mensili senza darseli, nel senso che si vedevano una volta al mese nello stesso modo già previsto e così via. C'era, ecco, questa sospetta frequentazione da parte di questo personale d'ambasciata russa nell'ambito diciamo del personale
e dello Stato Maggiore Difesa, che il fatto di avere più di un contatto, cioè dopo un contatto, il secondo già puzza di controllo, ecco. Quindi il fatto che continuasse da 5 mesi, ogni mese, da novembre fino a marzo, è veramente un aspetto, diciamo, che, come dire, fa pensare che fosse stato trovato questo anello debole che poteva fornire dei documenti. Adesso vedremo poi che documenti classificati sono stati dati. Le modalità sono le modalità che ci sono oggi. Allora, il più grande pericolo che c'è in realtà per l'intelligence è sempre l'uomo. Pensiamo alle fughe anche di documenti, dalle agenzie americane. Sono tutti usciti attraverso chiavette. Una volta per far uscire quelle cose lì ci volevano dei tir di documenti, bisognava stare ore e ore a fotocopiare. Adesso, con queste chiavette, è l'aspetto umano che è sempre da tenere sotto controllo e che rappresenta a volte più, diciamo, è l'elemento più debole rispetto ai malware, a grandi, trucchi informatici, ecco. Tra l'altro, parlando anche di Russia, no? Io in questi giorni sto leggendo per un bellissimo libro di uno storico e un giornalista anche inglese, o credo comunque anglosassone, si chiama Simon Montefiore, sui Romanov. E la cosa abbastanza curiosa è che determinati metodi, chiamiamoli metodi, di gestione del potere che, come dire, secondo alcuni culminarono in Stalin e che secondo altri mutatis mutandis sono poi proseguiti anche con i successori di Stalin e adesso magari anche con Putin, però fondamentalmente sembrano quasi ancestrali per quanto riguarda la popolazione sovietica, a partire da Ivan il Terribile e i suoi successori, insomma. Certe cose venivano regolate con omicidi di Stato, ecco, insomma, no? Fondamentalmente. Quindi, diciamo così, il caso Navalny potrebbe inserirsi in una scia che parte da, ma sì, prima ancora di Pietro il Grande, insomma, no? Beh, diciamo che anche la Russia non è che abbia poi questa attenzione, così ai diritti umani. Non, è un paese che, parlando, se si parla con dei russi, si capisce che ha bisogno di delle guide forti in certi momenti della storia, almeno, e anzi le gradisce. I russi sono diversi da noi, sono pronti a fare grandi sacrifici anche perché il loro paese sia grande, cioè c'è un aspetto antropologico proprio di diversità e quindi anche il tema dei diritti umani spesso in così discussioni fuori dell'ambiente diplomatico, così a quattro occhi, sono molto spicci e dicono ma anche noi mettiamo una commissione a controllare se voi europei rispettate i diritti umani, ma la prendono come una cosa così un po' ridicola, superficiale, dove, come dire, come tutti barano in tutti i giochi, così anche i diritti umani non sono una cosa seria, ecco. E i cinesi? Allora, la Cina, diciamo, ci sono stati un po' di vertici in questo periodo, soprattutto a fine marzo, ecco. Dove soprattutto si sono contrapposti. Beh, abbiamo visto l'intervista di Biden, abbiamo visto le dichiarazioni del segretario di Stato e anche qui il tema dei diritti umani è stato messo al centro. Una trappola forse è stata quella diciamo, del vertice in Alaska che c'è stato tra Stati Uniti e Cina dove praticamente gli Stati Uniti hanno sparato ad alzo zero su diverse questioni, Hong Kong, genocidio degli uiguri, Mar Cinese meridionale, violazioni del diritto internazionale e così via. Hanno messo sul piatto tutte le violazioni
dei diritti umani e del diritto internazionale della Cina in maniera non diplomatica. La Cina ha subito reagito dicendo: no, ma questo non è un modo di fare relazioni internazionali, no, no, non ci sta che si metta all'ordine del giorno delle questioni dei diritti umani che riguardano la sovranità e gli interessi e la politica interna della Cina. E hanno anche risposto, anche qui, dicendo che pensino gli Stati Uniti ai diritti umani, a come sono trattati gli afroamericani. Beh, per certi versi, in questi giorni c'è anche il processo a George Certo, sì. Floyd, con grandi dirette, dove anche qui effettivamente gli Stati Uniti non è che facciano una figura incredibile. No. Perché? Perché che cosa si è dimostrato? Si è dimostrato che questo George Floyd, in diretta è stato per 9 minuti sotto il ginocchio del poliziotto bianco, e questa procedura, che è stata anche criticata da capo della polizia di Minneapolis, per esempio, e così via, è una procedura che no, doveva essere interrotta nel momento in cui George Floyd diceva che non riusciva a respirare. Se poi ci pensiamo un attimo anche a quello che è accaduto, cioè George Floyd è stato preso per l'utilizzo di una banconota falsa ed è stato trattato in quel modo ed è stato ucciso praticamente, soffocato. E ecco, pensiamo la difesa cosa ha osato dire. La difesa ha osato dire che era un atto di insubordinazione, di resistenza, quello di dire non respiro. Cioè, siamo, ecco, una situazione comunque che ha. Ecco, il problema però qual è? Il problema è che mentre il processo sta dimostrando la colpevolezza di questo poliziotto, sarà da vedere se poi il processo si concluderà con la condanna di un poliziotto in divisa per omicidio di un nero, perché questo è difficile che accada anche negli Stati Uniti moderni. Però vedremo, insomma, se Biden, se anche su questo ci sarà un nuovo corso per certi versi. Però ecco, alla fine vedremo come andrà a finire questo processo, che per ora sta dando dei risultati molto, molto pesanti. Certo, la Cina si è chiusa ancora più in se stessa e ha rifiutato dal punto di vista diplomatico, questo modo di gestire le relazioni internazionali da parte degli Stati Uniti. Allora, vediamo se prima di... Facciamo così, diamo i prossimi appuntamenti che hanno a che fare con le iniziative di storia, eccetera, e poi eventualmente riprendiamo il discorso sugli Stati Uniti, che magari poi riprenderemo la prossima volta che ci vedremo. Ottimo. Una è già domani. Una, no, una è già questa Ah, sera oggi, alle sì, oggi è 20, venerdì, alle vede. 20 addirittura, c'è lo scatenato professor Igor Jelen di Scienze Diplomatiche dell'Università di Trieste a Gorizia, e ha creato una notte della geografia dalle 20 alle 24. Insieme a Yellen dovremo fare le conclusioni alle ore 24, at midnight hour, quindi ci sarà la canzone at midnight hour, e in inglese faremo le conclusioni di questa notte dedicata a fare geografia oggi, che ormai è certamente fare geopolitica oggi. Sì, Poi eh sì. venerdì prossimo, alle ore 18 c'è un'iniziativa del Centro Veritas dove sono relatore, ed è un'iniziativa in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, è dedicata a social media e diritto, ma ha a che fare anche con le relazioni internazionali, perché per esempio negli Stati Uniti c'è il tema della minimal tax, che adesso Biden vuole introdurre al 21% per tutte le companies, le corporation americane. E questo è un aspetto che riguarda anche i social media e il diritto. E infine, poi, verso la fine di aprile, primi di maggio, riprenderanno le ultime due lezioni del 25° corso di geopolitica con Franco Cardini e con Ilvo Diamanti. Allora, Stati Uniti dunque, dai che ce la facciamo, abbiamo ancora 6 minuti, quindi riusciamo a... Allora, gli Stati Uniti. Lei diceva appunto che questi primi mesi
di Biden l'hanno un pochettino sorpresa perché oggettivamente, ecco, sembra, adesso non so se anche lei è di questa opinione, sembra che non ci sia, quantomeno non si vede, mettiamola così, l'ombra della vicepresidente. Allora, beh, intanto ci sono state delle malelingue sul versante dell'intelligence che addirittura dicevano che la vicepresidente avrebbe sostituito Sì, pochi appunto, è giorni vero. con voci, evidentemente io non ci credevo per niente a queste voci perché mi sembra che tutto quello che stia facendo Biden sia in una forma straordinaria. Allora, mettiamo nell'ordine. Prima di tutto vaccini, ha vaccinato a go-go e con un'energia incredibile. Gli Stati Uniti hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, c'è anche una continuità un po' con Trump, ma sicuramente Biden ha dato un nuovo slancio e questo può darsi che salverà il paese. Ma l'aspetto fondamentale è quello economico. Dopo l'American Rescue Plan di 1.900 miliardi di marzo, già Biden ha lanciato una cosa straordinaria, l'American Job Act Plan. Questo piano è un piano straordinario con subito 2.300 miliardi, tra l'altro deve essere approvato al Congresso, questo sarà il problema, ma prevede rilancio dell'economia, sostegno delle infrastrutture, aumento delle tasse alle corporation, cioè praticamente il sostegno delle infrastrutture, che significa la revisione di 10.000 ponti con 10 grandi ponti come il Golden Gate di San Francisco, acquedotti, rete elettrica, fondi per la ricerca, rete internet, quindi cambiamenti straordinari e questi fatti per creare addirittura, qui forse è un po' esagerato, 19 milioni di posti di lavoro, ma saranno un po' meno, però saranno posti di lavoro stabili per diversi anni, non quelli di McDonald's per intenderci. E quindi una cosa straordinaria, finanziata con che cosa? Allora, con l'aumento delle tasse. Aumento delle tasse che sono, le tasse erano più o meno al 35% le tasse delle companies, poi è arrivato Trump e le ha ridotte al 21%. A quel punto ecco la proposta quindi con grande successo dal punto di vista della borsa, però ecco arriva la proposta di Biden. Le aumentiamo dal 21 al 28%. E con questo aumento solo delle tasse sulle società, non sulle persone fisiche, finanziamo 2.300 miliardi subito e 4.000 miliardi di dollari in 10 anni per far ripartire l'economia in questo modo qua. E è una cosa straordinaria che si aggiunge ad un altro elemento, cioè a una minimal tax globale, cioè alla tassazione al 21% sui profitti esteri di tutte le società americane. Che cosa significa? Che d'accordo con l'OSCE, col G20 e così via, gli Stati Uniti stanno proponendo che tutte le società devono avere come minimo nel mondo la tassazione al 21%. Questo cosa fa? Va contro, per esempio, per i paesi dell'Unione Europea, l'Irlanda, Cipro, l'Ungheria, che hanno delle forme di tassazione molto ridotte per le società, per esempio. E allora ecco che il tentativo è di mettere tutto il peso della politica estera degli Stati Uniti per ottenere questo risultato, che va anche verso la tassazione delle grandi companies dell'informatica. Su questo versante, Bezos di Amazon è favorevole. Chi non è favorevole? Allora, il problema è ovviamente che bisogna avere al Senato tutti i democratici a Certo. favore, e questo non è detto perché c'è, per esempio, un senatore della Virginia che in un territorio che sarebbe la Virginia dei repubblicani, terra di miniere e così Sì, via, quindi. e
Quindi per mantenere il suo elettorato, anche se è riuscito a essere eletto, non sarà certo favorevole a un aumento delle tasse. I repubblicani sono tutti contrari perché questo comunque è una rivoluzione copernicana, perché dal 1960 Che che non non c'è una. ritorna il Great Government, perché tutte le grandi altre forme di ripresa economica sono state sul versante liberista, sul versante dove con Reagan il problema era lo Stato e erano il governo forte che tassava e che doveva essere ridotto. Qui invece si sta parlando di un ritorno dello Stato a tassare, però per cosa fare? Per fare i restauri di tutto quello che serve per far diventare gli Stati Uniti la più grande economia moderna, resiliente del mondo. Quindi è Professore, una rivoluzione straordinaria. Bene, grazie professore, ci vediamo tra un mesetto circa, come sempre. mi pare che stia cambiando il mondo e quindi staremo attenti. Grazie tante al professor Cevolini per essere stato con noi, pubblicità, poi Trieste d'Arte.